Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torna l'appuntamento di mondo calcistico, anche oggi dopo già pochi giorni dopo la partita contro il Real Madrid. Oggi analizzeremo una cosa riguardo Benevento Juventus, grazie alla pagina appunto di mondo calcistico. Lo facciamo dopo la sigla, quindi sigla. Oggi ci propone ovviamente mondo calcistico un'analisi che è una specie di ripetizione rispetto ad altre analisi fatte per capire, insomma, seguire un filo logico circa un discorso, cioè quello che è il modulo che Allegri continua ad usare. Oggi ribadiamo questo concetto dell'assenza di 4-3-3, anche se l'apparenza può esserlo perché i nomi sono da 4-3-3, cioè potenzialmente potresti fare un 4-3-3, ma Allegri, come sappiamo, predilige utilizzare il 4-4-2, che io dico 4-4-2 non perché sia un 4-4-2, anche se in fase difensiva lo è, ma perché può essere un 4-2-3-1, nel senso che poi ci sono due esterni che stanno più alti. Questo perché sostanzialmente, come spesso diciamo, talvolta il modulo è lo stesso, ma cambiano gli interpreti. Nel momento in cui cambi un giocatore e metti un altro, l'interpretazione di quel ruolo sarà diversa, ma sarà sempre quel ruolo. Come dire, i terzini sono tanti terzini, c'è il terzino difensivo, ma c'è anche il terzino offensivo, ma restano ovviamente terzini, sia l'uno che l'altro, poi ovviamente ognuno con le sue caratteristiche, e i giocatori che metterai a fianco a questi giocatori saranno diversi secondo dei discorsi che si fanno in base a offensività e difensività del giocatore, perché chiaramente devi sempre mantenere un certo grado di equilibrio. Quindi partiamo da questo presupposto e partiamo da questa prima immagine. C'è un Matuidi molto alto, Alexandro non si vede ma è segnato con il nome, quindi è anche lui molto alto. Matuidi in questa partita cercherà di fare una cosa, permettere ad Alexandro di essere sì terzino, ma essere più offensivo, perché come sappiamo Alexandro, e poi l'abbiamo visto anche nell'azione del gol, è un terzino che è difensivo ben poco, un terzino offensivo che predilige stare in avanti più che indietro. Pertanto Matuidi, pur essendo un centrocampista, in realtà ha nelle corde una certa difensività e comunque un controllo della palla e altri discorsi molto buoni nella fase di inserimento, che gli permette anche di sopperire un po' la mancanza di Alexandro, che poi comunque in generale Alexandro non è che abbia fatto una grande partita, ma questo è un discorso a parte. Quindi parliamo di un Matuidi che oggi prenderà la posizione di esterno nel 4-4-2, 4-3-1, chiamatelo come volete, ma di esterno si tratta, e poi vedremo anche quali sono i movimenti che fa appunto da esterno. Questa è esemplare, nel senso che qua c'è un contropiede del Benevento e Alexandre e Matuidi sono sulla sinistra, ovviamente rispetto alla Juventus, e Matuidi sta facendo un ritorno difensivo da esterno, non da 3 di centrocampo. Come detto prima, Matuidi lavora anche per concedere a Alexandro lo spazio, l'offensività che Alexandro dovrebbe sfruttare, che poi vediamo se sfrutta o no. Matuidi lo fa portandosi dietro un uomo, infatti nessuno chiuderà, come vedete c'è un buco enorme, enormissimo in mezzo, non c'è nessuno praticamente. Alexandro dribbla, Sagna dribblato e qua farà un cross, un'apertura d'esterno per Cuadrado che poi la passerà a Dybala e ci sarà il primo gol. Quindi abbiamo capito un po' quello che è il discorso. Alexandro terzino ma agirà molto offensivamente grazie a Matuidi che farà un po' da contrappeso. Ecco invece il movimento da esterno, quello di Matuidi che cercherà sempre gli inserimenti, più esterno possibile come vedete rispetto agli uomini che ci sono in campo, per poi far risponde che andranno in mezzo e dovrebbero potenzialmente portare il gol, poi vabbè, non sempre ci portano, ma comunque l'idea di base è quella. Quindi Matuidi resta comunque un esterno in centrocampo in questa disposizione tattica. E poi la fase difensiva. Fase difensiva col 4-4-2 è molto facile da vedere, non sono molto in linea, ma insomma si capisce con 4-4-2 perché comunque la palla è portata dalla parte destra di Juventus, quindi il marchio si alza un po'. Resta il fatto che Matuidi, come vedete, è l'ultimo dei centrocampisti come Cuadrado, quindi esterni l'uno con l'altro. E ribadiamo il fatto che Dybala non fa l'esterno, quindi non è un 4-3-3 con Dybala esterno, ma è un 4-4-2 che in questo caso, se visto come 4-4-2 in fase difensiva, è così con le due punte, se visto in fase offensiva con un 4-2-3-1 potrebbe essere semplicemente un Dybala dietro la prima punta. Cosa che abbiamo visto fare molto perché lui totalmente tende a partire meglio da destra essendo mancino, però sostanzialmente fa una seconda punta, comunque sta dietro una punta. Qui vediamo un discorso un po' diverso, ma che in realtà va a confermare quanto detto prima. L'offensività di Alexandro, in qualche modo coperta e aiutata da Matuidi che va a fare cosa? Il terzino praticamente. È un falso terzino in questo momento, perché? Perché lui ha un controllo palla interessante, Matuidi è comunque molto in fase di copertura anche, quindi Rugani si trova come compagno di squadra in quel momento Matuidi, con Alexandro che andrà in avanti, appunto per il discorso di prima, visto che Alexandro è un giocatore che fa dell'offensività quando è in forma, in quest'anno ovviamente non lo è, insomma, il suo punto di forza. Qui torniamo alla situazione prima, quella difensiva, qui siamo molto più indietro, però chiaramente l'idea è la stessa, quindi
Qui credo che si arriverà mi pare al gol, perché da come vedo l'immagine, credo che sia l'immagine del gol, il primo gol del Benevento. Sta di fatto che Matuidi sta facendo da esterno, di centrocampo, nei quattro che vedete appunto, e terzino appunto Alessandro che poi come sappiamo si addormenta e prendiamo gol. Bene ragazzi, questa era tutto, è una ulteriore conferma che anche oggi magari una partita che in realtà poteva essere più facile quello che è, ma anche contro il Benevento Allegri ha utilizzato la solita solfa in realtà, visto che tante volte si dice che Allegri cambia troppi moduli facendo casino, in realtà non fa così, ma semplicemente cambia gli uomini perché quando, quelli ha e quelli deve cambiare chiaramente, e loro offriranno delle interpretazioni diverse a seconda appunto di loro stessi, cioè Mandzukic e Matuidi. E quindi chiaramente cambiano un po' le cose. Matuidi ha fatto quello che avete visto fino a quando è entrato Higuaín, perché poi sono un po' cambiati le carte in tavole, un po' cambiato tutto quanto il discorso, visto che è uscito Marchisio, è uscito appunto Cuadrado e così via. Poi resta il fatto, e Mandzukic, resta il fatto che comunque quello è e quello rimane. Partiamo dalla base di un 4-4-2 che visto in fase offensiva si può chiamare 4-3-1, oppure si può chiamare 4-4-2 lineare in fase difensiva. Detto questo ragazzi, seguite il mondo calcistico come sempre, ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà, come sempre Forza Juve, e alla prossima, ciao! Paura, paura, paura.